Estonia, Lettonia e Lituania, paesi forse poco conosciuti ma ricchi di storia e di natura. I tre paesi baltici, tanto piccoli quanto interessanti da scoprire, si sono formati in seguito alla caduta dell'Unione Sovietica e proprio per smarcarsi da un passato ingombrante si sono decisamente rivolti verso Occidente, aderendo prima alla NATO e poi all'Unione Europea. I primi anni di vita di questi paesi sono stati eccezionali, una crescita economica impressionante con la Lituania a dominare la scena, macchiata però da alcuni marcati problemi di carattere ambientale e sociale, pesantissima eredità della dominazione sovietica. La crisi del 2008, originatasi negli Stati Uniti, ha colpito in pieno Estonia, Lettonia e Lituania con gravissime ripercussioni dal punto di vista della disoccupazione e dei servizi sociali. Nel nostro viaggio abbiamo voluto evidenziare specialmente gli aspetti naturali di queste terre. Partiti da Tallinn ci siamo recati al Parco Nazionale di Laema con le sue suggestive quanto inquietanti torbiere, per poi scendere verso il Parco di Soma ed entrare nel Lettone. Qui abbiamo visitato Riga e il Parco del Gauja, ricco di castelli carichi di storia, per continuare in Lituania con Vilnius e il sorprendente Sara Lituano della penisola curlandese. Il Parco di Laema è la riserva naturale più grande dell'intera Estonia ed è caratterizzato da fitte foreste, habitat ideale per i castori, e da una costa frastagliata. All'interno del parco sono numerose le testimonianze dell'epoca sovietica come una base di smagnetizzazione di sottomarini, ma è ovviamente la natura a dominare la scena. Le torbiere rappresentano la particolarità di questo parco e quello di Soma. Le torbiere derivano di regola da laghi che si sono colmati nell'arco di secoli o millenni a causa del graduale deposito di torba. La torba è un materiale che si origina dall'accumulo progressivo delle parti morte dei vegetali che crescono nella torbiera, le quali non possono essere completamente decomposte perché, nel terreno fradicio, la carenza di ossigeno impedisce i processi di ossidazione. I resti vegetali si trasformano quindi solo parzialmente diventando torba e si accumulano sul fondo, facendo progressivamente diminuire la profondità del bacino. In tal modo, le piante delle rive si possono spingere più all'interno, riducendo la superficie dello specchio d'acqua fino a farlo scomparire del tutto. Nel parco di Soma abbiamo avuto la straordinaria possibilità di pagaiare nella notte lungo il fiume alla ricerca del castoro. Non l'abbiamo visto, ma l'esperienza è stata indimenticabile. Il nuovo castello di Sigulda e le rovine di quello medievale andato distrutto durante la Grande Guerra del Nord sono soltanto alcuni dei numerosi castelli del parco del Gauja ricco di vegetazione. Degno di nota è il Museo Riserva Naturale di Turaida, che possiede un parco davvero notevole. La vera sorpresa del viaggio però si trova in Lituania. Dopo 5 ore di bus raggiungiamo Klaipėda, la nostra base per partire alla scoperta della misteriosa e poco conosciuta penisola curlandese. Grazie ad una pista ciclabile che collega Jutgrante a Nida, abbiamo avuto la possibilità di esplorare questo territorio in tutto il suo splendore, dalle spiagge del Baltico alle foreste di pini fino a raggiungere le dune di sabbia che costituiscono il Sara lituano, un patrimonio tutelato dall'UNESCO che rischia lentamente di scomparire. La prima città che abbiamo visitato è stata Tallinn, in particolare il centro storico con le sue tortuose vie e le sue chiese con spettacolari guglie. Riga, famosa per i suoi palazzi Art Nouveau e per i suoi rigogliosi giardini. Vilnius, la città col centro storico barocco più grande dell'Est Europa. Tutte patrimonio mondiale dell'umanità.